Ecco, iniziata la diretta, vediamo se riesco a vedere anche i messaggi. Allora, vediamo Andrea se riesco a vederlo. Va bene, allora io direi di iniziare subito. Ciao a tutti e benvenuti sulla pagina Facebook Milano. Quindi oggi finalmente, ragazzi, partiamo con la rubrica Ospite al buio. Quindi non mi resta ovviamente che presentare subito il primo ospite della prima puntata che già vedete, bello sorridente. Quindi ti presento proprio come se fossimo quasi al Festival di Sanremo. Ok? È un uomo ricco di talenti, è un giornalista, un autore, un fotografo con una grande sensibilità e umiltà, con un occhio super attento alle fasce più deboli della popolazione e ha un immenso amore verso la città di Milano. Ecco a voi Andrea Cherchi. Grazie, grazie davvero. Fin troppo, grazie, Ti è no, grazie piaciuta la davvero. Molto, presentazione? fin troppo, fin esagerata, però ti ringrazio tanto, no, vi ringrazio tanto per l'invito, mi fa piacere vederti, ci siamo sentiti nei giorni scorsi Yes. e siete veramente di una gentilezza esemplare, anche nei contatti, sai, i contatti a Grazie. volte sono molto burocratici, non, però si è subito avvertita una grande Una bella umanità. empatia, ecco, Esatto, sì. grazie, grazie davvero. Tu hai un Beh, io ti telo verde ringrazio. dietro, io ho la mia camera da letto, però non Beh, importa. te lo vedi, porta speranza, soprattutto in La questo prossima volta lo periodo. compro, ma è quello di quei set fotografici, vero? Quello Esatto, lì. sì. È Il green fantastico. screen, classico green screen. No, Bene, io grazie davvero. ovviamente ti ringrazio, ho l'occasione proprio per farlo. Ti ringrazio davvero di essere venuto qui oggi e di parlare di tutto quello che tu fai quotidianamente, quindi del tuo lavoro. Guarda, a questo proposito, io direi proprio di iniziare dal principio, proprio Sì. per le persone che magari ancora non ti conoscono. Quindi racconta proprio da dove è iniziata la tua carriera. Allora, io ti parlo di tanti, stiamo parlando di tantissimi anni fa, quando, faccio Certo. una premessa, non c'era internet, non c'era Facebook, non c'erano i social, non c'era WhatsApp, non c'erano i telefonini. Quindi dalle piccole redazioni dove io mi sono laureato in lingue, poi ho deciso che invece avrei voluto fare il giornalista, il fotografo, il reporter. Ho Sì. incominciato nelle piccole redazioni dove ti mandavano a fare dei pezzi, anche dei piccoli pezzi, anche magari noiosi. A me interessava tutto, però erano pezzi che magari non volevano gli altri, tipo le conferenze, queste cose qua, le manifestazioni più leggere, dove non c'era comunque grande entusiasmo, però ti mandavano per provarti, per capire se insomma qual era la tua reazione, anche perché quando inizi a scrivere un pezzo che hai appena iniziato, se adesso per scrivere un pezzo di, non so, una cartella 2 ci metto 10 minuti, allora ci mettevo quasi tutto il giorno e quindi provavano anche quello, non c'era la fretta di allora, non dovevi consegnare tutto subito come adesso, potevi Come anche succede farlo il adesso, giorno dopo. certo. Sì, potevi farlo il giorno dopo. E quindi quando mi mandavano, poi ho incominciato a vedere, comperavo il giornale, ero contento di vedere il mio pezzo, magari me lo tagliavano tutto, ma ero contento lo stesso. E però quello che mi ha colpito da subito è la scelta delle immagini, che a me non piaceva tanto perché sceglievano comunque un'immagine che non rappresentava l'articolo che io ho scritto. E allora che cosa ho fatto? Ho incominciato a portarmi dietro la macchina fotografica, allora era una macchinina portatile, e poi a proporre anche le mie fotografie. Da lì hanno capito che avevo un po' di fantasia, qualcuno ha detto anche troppa, però mi hanno detto: Andrea, no, va bene, se riesci a portarci anche le fotografie va benissimo, ovviamente cerca di fare delle cose un po' più da giornalista, insomma, se vai a fotografare una conferenza, non portarci a casa la foto dell'albero che c'era di fronte all'edificio della conferenza. E così è partita un po' la mia carriera, piano piano è andata avanti, sono arrivati anche i digitali, sono arrivati anche, è arrivata anche tutta una modernità Si è che ci ha tutto aiutato. evoluto, certo. E Sì. poi vabbè, pian piano, adesso non ti sto a fare tutto l'excursus degli anni, però poi sono diventato freelance, adesso invece propongo io gli articoli o mi chiamano per fare degli Certo. articoli per le testate, si passa da, non so, qualsiasi testata, qualsiasi fonte di informazione al quale io propongo le mie immagini. Io sono un freelance Sono freelance.
Dicono che sei un grande, Francesco Carriero dice sei un grande. No, grazie Francesco, però grande e grosso, non, soprattutto grosso di peso. No, mi scuso. Ma assolutamente stai benissimo, Andrea, stai benissimo. Poi guarda, vedi, questa mia faccia che non riesco a... Io non mi trucco ovviamente, però, però questa mia faccia stanca, questa mia faccia da fine giornata, perché magari i miei amici mi mandano un messaggio e mi dicono cosa fai di bello questa domenica? Lavoro. Non, perché comunque quello che è bello del mio lavoro è che non... Che lavori sempre. Non smetti mai, certo. Non c'è Natale, è non vero. C'è pasto, però è bello, perché è un lavoro comunque appassionante. Posso dire di aver fatto nella vita quello che mi piaceva fare. Poi io seguo principalmente la cultura, gli eventi, le manifestazioni, certo. Quindi sono cose dove raccogli tanta umanità. Ecco, dimmi Andrea. No, ti dico che ad un certo punto, quando sono arrivato, ti sto parlando di 4-5 anni fa, ho capito che io producevo veramente tanto materiale fotografico, ma tanto materiale fotografico, io non vi sto a raccontare che tutti, se io produco 5-6 servizi al giorno, ma non tutti i servizi vengono presi dai giornali o dalle pubblicazioni, quindi molti rimangono lì nell'archivio, molti li propongo sulla mia pagina. Però 4-5 anni fa ho fatto questo ragionamento, ho detto, è inutile Andrea che tu tieni il tuo archivio pieno di fotografie che non vedrà mai nessuno, mettile a disposizione di tutti, di modo che tutti possano vedere anche quanto è bella la nostra città, certo, infatti, vivere. Poi ci arriviamo anche a quello, ma prima di arrivare anche ovviamente al libro che tu hai fatto, io vorrei partire proprio dall'inizio e chiederti proprio quando hai sentito il bisogno di accompagnare le parole alle immagini. Appunto quando scrivevo questi pezzi, allora un tempo quando ho incominciato io c'era ancora la figura del giornalista e del fotografo, quindi tu venivi mandato per fare, però nelle piccole redazioni non sempre era possibile essere affiancati da un fotografo, quindi mettevano magari un'immagine d'archivio, un'immagine di repertorio, se si parlava, non lo so, io adesso ti faccio un esempio di uno scrittore che presentava il suo libro, loro magari avevano in archivio l'immagine e tu facevi un'intervista, seguivi. Poi però ho incominciato a capire che bisognava in qualche modo, che forse stavo entrando in un mondo che non esisteva ancora, quello del reportage, ma di piccole dimensioni, perché quello di grande dimensione esisteva già. Però ti dico, di piccole dimensioni, ovvero di portare a casa una fotografia che fosse implementata da un racconto e viceversa. A quel punto lì non ho più potuto fare a meno. All'inizio era difficile perché c'era il rullino, dovevi portare a sviluppare le fotografie, le redazioni non ti sviluppavano le fotografie, le portavi a sviluppare e a volte capitava anche che il risultato non fosse proprio ottimo. Poi veniva tutto convertito in bianco e nero, quindi andava bene. Però poi alla fine della fiera, nel frattempo poi è anche venuta fuori la mia vera vocazione invece da fotografo che da giornalista, perché i pezzi che scrivevo erano sempre più brevi, perché comunque io consideravo che le immagini fossero già sufficienti e ho dovuto trovare anche un compromesso, perché nelle piccole realtà dove ho lavorato mi dicevano Andrea è troppo piccolo, troppo breve il testo, e io chiedevo di allungare l'immagine, però a volte bisognava... Alla fine poi l'ho spuntata io, nel senso che poi sono riuscito anche nel corso degli anni ad avere spazio come fotografo, e quindi proponevo la didascalia. Ho sempre cercato molto l'umanità nelle fotografie, quindi quando guardavi una fotografia non c'era bisogno di scrivere tante parole. Poi è arrivato il colore nei giornali, a volte i giornali erano una pagina in bianco e nero, una pagina a colori. E allora a quel punto lì sono riuscito a raccontare per dettagli, per immagini, e poi vabbè sono diventato quello che si chiama adesso fotoreporter, quindi il fotoreporter porta a casa un'immagine, a volte porta a casa anche il racconto di quell'immagine, ma non sempre. Guarda, tu prima hai detto che hai una grande passione verso il tuo lavoro. E io ho letto anche un'altra tua intervista dove hai detto che in 30 anni di carriera non c'è mai stato un giorno in cui hai mai detto io oggi non vado al lavoro. Ecco, quindi volevo sapere da te, anche per lanciare un messaggio a tutte le persone che ovviamente ci staranno seguendo, che cos'è per te la passione?
La passione è, allora, la passione è la tua vita, nel senso che io ti svelo già una cosa che per me è stata un'arma vincente. Quando la dico sgranano tutti gli occhi, che per me gli hobby non esistono. Se a te piace ricamare, quello non è un hobby, quella è una passione. Quindi Certo, questa è passione vero. può diventare parte della tua vita. La passione significa anche un grande impegno. Quindi quando io ti dico che il mio lavoro è passione, è anche impegno, è anche dire, beh, io potrei come freelance permettermi di dire domani non vado da nessuna parte, Certo. non faccio nulla, per un giorno lo puoi fare, ma non l'ho mai fatto perché comunque io faccio un lavoro dove racconto la città di Milano, racconto le sue Vero. emozioni. La città di Milano non si ferma un giorno, due, tre, la città di Milano continua a vivere, continua a produrre emozioni e storie. Se tu non sei lì, comunque non sei più Sì. parte. Una. Io non ho mai, non ci sono mai stati Natali, Pasqua, anche a Natale facevo magari il pranzo, però poi al pomeriggio uscivo, facevo la manifestazione al mattino presto, o mi mandavano a fare la messa dell'arcivescovo e quant'altro, però ho sempre fatto Beh, qualcosa. questa è la passione per il proprio lavoro, quindi ce Sì, lo stai non ho mai dimostrando. sentito la stanchezza. C'è Certo. da dire anche un'altra cosa, che vabbè, mi vedi, ridiamo insieme, cioè allora non ho mai avuto la passione per la moda, per il look, quindi tralasciando quello è stato tutto Vabbè, molto. ma quella è un'altra cosa. Non importa, che ci frega, Andrea, che ci frega. Lo so, però a quel punto lì, quando poi esci e cerchi di raccontare una storia, anche se adesso ho acquisito un po' di popolarità, comunque c'è sempre, io sono sempre lo strumento per raccontare la storia, per raccontare l'emozione. Però se non uscissi un giorno o due, mi sentirei un po' fuori posto, senza la Cessara magia. in questo. Ecco, scusami, dicevo che c'è Sara in questo momento che ti ringrazia per far conoscere a Grazie, da tutti lei la non meraviglia di Milano, ecco, Grazie, quindi. Sara. Ecco sì, in questi ultimi anni la missione è stata proprio questa, la missione è Certo. stata di dire non lasciare nel tuo archivio le fotografie che intanto poi non le guarderai mai più, Sì. perché è un po' come quando metti in cantina qualcosa, poi non ci vai, dici ma sì, mi È vero. servirà. E invece le ho messe a disposizione di tutti e poi ho sentito anche proprio la vocazione di far sì che la fotografia diventasse una cosa utile, una cosa che potesse aiutare le persone. Con una fotografia puoi fare molto anche se Certo. non te ne accorgi. Le persone anziane che aspettano la tua fotografia, la tua immagine, vogliono vedere com'è Milano. Sai, le guide internet ti fanno vedere Certo. una Milano patinata, una Milano. Io Sì. È faccio vedere la Milano di tutti i giorni con le sue anche. vero. Nelle riprese non ci sono riprese 4K cinematografiche, sono dei video esattamente come le vedresti tu passeggiando. Ecco, le persone anziane, le persone disabili, sono sempre state quelle la mia priorità, solo che con una differenza, che poi me ne sono accorto durante gli anni. Quando tu fai una fotografia per una persona anziana, puoi anche, si può innescare in te il meccanismo di dire vabbè, ma non importa, anche se non è proprio perfetta, comunque la gradirà. E invece no, a quel punto lì è sorta proprio l'idea di dire tu devi essere bravissimo e devi essere il migliore nel fare questa immagine, perché questa persona anziana deve avere il massimo da te, assolutamente. E da lì, guarda, io ti dico che ci sono delle fotografie che magari non sto a commentare, che hanno avuto un successo pazzesco anche sui giornali, che erano pensate magari per una persona che conoscevo su una carrozzella, per una persona che mi diceva: mi vai per favore a fotografare la via Tal de Via Cagnola, quella foto dove si vede l'Arco della Pace. È stata una signora che su una sedia a rotelle mi ha detto: Andrea, io non vedo da anni Via Carino. Cagnola, che è stata la via dove sono cresciuta, me la vai a fotografare? Da lì è nata quella fotografia lì. Ho aspettato un bel po' Bellissimo. che liberassero un po' le macchine, il traffico, però l'ho fatto veramente, veramente volentieri. Nicky Invece, scrive: far conoscere le botteghe storiche. Ecco, questo è un certo. percorso che io sto facendo piano piano, lentamente, cerco di andare da tutti, Salutiamo Niki, ovviamente, che ci ha le appena scritto. botteghe storiche veramente sono una realtà da preservare e le fotografie a volte Vero. ti fanno capire che queste sono realtà che adesso stanno facendo una grande fatica, però hanno contribuito a scrivere la storia di Milano. Sì. Bello, le sto seguendo piano piano, ci arrivo a farle tutte. Invece, per te, quanto sono importanti i dettagli e poi come riesci a coglierli? Quando sai che è il momento giusto per scattare una foto? Ah, ecco, brava che mi hai fatto questa domanda, anche perché tutti pensano, anche non solo di me, anche di tutti i fotografi, tutti pensano quello lì è arrivato lì, ha No, fatto una foto. no, no.
e ce l'ha pubblicata. Guarda, bisogna aspettare il momento giusto, quindi c'è una lunga storia che tu adesso ci racconterai. Tu arrivi per fare un dettaglio, magari c'è la macchina parcheggiata davanti o insomma, non c'è la luce giusta. Comunque in quel momento lì non c'è il presupposto per fare una fotografia. Io lavoro tanto di provini, ovvero, non so, il dettaglio, che ne so, ti faccio il gatto, la grata con il gatto di Corso Monforte, prima di pubblicarla, quella foto ci sono passato almeno 6-7 volte, perché comunque la luce non era giusta, la luce tu racconti una storia, la fotografia deve essere, non dico perfetta, però comunque non deve avere delle imprecisioni, perché sennò non arrivi al cuore dell'emozione. È vero. Se abbracci una persona con i guanti, voglio dire, sì, l'abbraccio c'è, però non è la stessa cosa. E anni e anni di studio della luce, anni e anni di pazienza, di attese, anche quando gli aspettavi un ospite che magari ritardava dopo ore, la pazienza di saper aspettare uno scatto, la pazienza anche di dire vabbè, oggi non lo scatto questa immagine perché non ci sono i presupposti, torno il giorno dopo. Quindi può capitare che anche in quel giorno, insomma, sì, che tu vai lì per fare una foto, alla fine non la scatti se non c'è il momento giusto, o c'è la macchina parcheggiata davanti, o c'è la persona davanti e non la vuoi disturbare, o c'è il cantiere, o incomincia a piovere, o la luce che tu non hai sottovalutato fa l'ombra. Queste cose qua, quando vuoi raccontare un dettaglio a priori parti sapendo che vuoi andare a raccontare quella storia, non sempre trovi le condizioni giuste, ma con tanta pazienza ci torni il giorno dopo, ci torni 2 giorni dopo. La fortuna del mio lavoro è che c'è tanto tempo libero, nel senso che puoi avere una cosa alle 2, una cosa alle 4, una cosa alle 6, e quindi io l'ho veramente dedicato alle persone che non se la passano tanto bene, che vogliono vedere immagini di Milano, vogliono vedere le emozioni. È stato vincente per me. Comunque la fotografia non è una gara di bravura, io non sono mai arrivato lì con la smania di dire io sono il più bravo, anche perché non lo sono. Quindi poi io soprattutto ho anche l'umiltà di dire che comunque io sono partito, io ho fatto lingua all'università, quindi non ho studiato fotografia, e ho il massimo rispetto per chi invece ha fatto le scuole di fotografia, per chi si è formato con i grandi maestri. Io sono un autodidatta che sta ancora imparando, loro sono veramente bravi, quindi per me è una gara di emozioni, non è mai stata una gara di bravura, non ho mai partecipato a un concorso, non ho mai, anche le mostre ne ho fatte pochissime, ma non sono queste la mia ambizione è di andare nelle case di riposo, nelle carceri, negli enti di dove aiutano le persone a portare le immagini, farle vedere, e anche se non fai vedere solo le tue, fai vedere anche quelle della Milano di un tempo, quelle in bianco e nero, è bello comunque confrontarsi con le persone che hai di fronte, raccontare, e anche questa è fotografia, sai, non è soltanto accendere la macchina fotografica. Quando i ragazzini mi scrivono, consigliano una macchina fotografica, non so mai che cosa rispondere, o un libro, rimangono tutti basiti quando mi chiedono consigliami un libro di fotografia, io rispondo parti dal libretto di istruzioni della tua macchina, che c'è già tutto lì, non andare a spendere soldi. Vedo che visualizzano la risposta, poi non rispondono, quindi dicono è matto questo, è un sopravvalutato. E invece Andrea, ricordiamo anche ovviamente del tuo progetto social, quindi Semplicemente Milano. Vincenzo mi manda dei cuori, Vincenzo è mio rossoneri. Vincenzo, ciao. Ciao Vincenzo. Veramente una mosca bianca, perché una persona che ama, adora e segue Milano e tiene per il Toro, quindi non, perché tutti mi dicono Milano Inter. Beh, allora, lui in realtà è dell'Inter, quindi lo vedo dai cuori. Ecco, appunto, stavo dicendo appunto di ricordare anche, voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori anche del tuo progetto social, che è il tuo blog, che si chiama anche Semplicemente Milano, è già il titolo, insomma, riecheggia in quel di Milano. Tu l'hai aperto, se non sbaglio, qualche anno fa, 3 o 4 anni fa hai aperto questa pagina. 3 anni fa lo volevo chiamare Milano, ma c'eravate già voi, veramente. E quindi, perché allora sai chiamarlo Milano News, Milano Foto, Milano C'era. Sì, ormai ce ne sono tanti, quindi questo sì. Però Milano, semplicemente Milano è molto fine, molto elegante. Poi sì, io ovviamente...
Humans of Milano, ma c'era già anche quel progetto di Stefano D'Andrea, quindi semplicemente Milano. E poi hai fatto anche, ovviamente, è diventato poi un libro, sì. Semplicemente Milano. Milano è diventato un libro perché poi ho incontrato le persone, anche le botteghe storiche, tutti i personaggi milanesi, ho fatto tante foto e le abbiamo messe in un libro che è andato bene. Adesso mi piacerebbe farne un altro, dovevo farne un altro che raccontasse questo periodo di pandemia, ma sono troppi piagnistei, quindi sempre con le persone che ho incontrato, sempre con gli scenari. Doveva uscire per Natale perché noi con presunzione pensavamo che la pandemia finisse a settembre, invece siamo ancora in ballo. Secondo Beh, ormai me è un anno quindi che siamo in ballo, quindi davvero... Ci saranno tutte le persone che ho incontrato, le emozioni che ho raccolto, tutte le persone che hanno continuato a vivere anche con questa pandemia. Non ci saranno i momenti a Codogno, le terapie intensive, io quelle per il mio lavoro le ho fatte, ma non ci saranno quelle cose lì, perché comunque dovrebbe essere un libro sereno, positivo, non voglio... Sai, noi giornalisti abbiamo visto anche delle cose non belle che a volte ci sono rimaste molto dentro, le camere mortuarie, le terapie intensive, queste cose qua. Abbiamo incominciato a vedere per primi un mondo che non capivamo. Io non capivo quello che stavo vedendo, cioè non riuscivo a capire del perché una camera mortuaria avesse scusatemi il termine, le casse ammassate lì. Non era una cosa alla quale non ero abituato. Dicevo, che cosa sta succedendo? È servito molto anche quello. Sì, è stato molto forte per tutti quanti. Ha creato anche una grande umanità. Allora, Milano è sempre stata considerata una città fredda, una città dove noi eravamo abituati al target di Germano Lanzone, il milanese imbruttito, quindi noi ci vedono così, le persone che non vengono a Milano, e vabbè, arriviamo tutti insieme e dicono: voi avete solo la nebbia, il Duomo e la galleria. Però quest'anno non è così, ragazzi, non è così, lo possiamo dire. Quest'anno di pandemia ci ha fatti vedere più, ma ha fatto vedere che avevamo un'umanità anche noi, che in realtà abbiamo sempre avuto. Però ci hanno visti fragili, ci hanno visti deboli, hanno visto persone che erano abituate ad essere forti, ad essere vincenti, deboli così, e ci hanno visti molto umani. E questo, secondo me, ci aiuterà a ripartire anche con un'immagine diversa. E quindi... Ecco, parlando proprio di questo periodo, tu appunto sei andato in giro a fare foto, hai documentato, hai fatto anche video, ho visto davvero che hai fatto di tutto e di più. E qual è stata la cosa che ti ha colpito maggiormente in questo periodo? Il silenzio quando eri in Piazza del Duomo, quando eri a Cordusio, quando eri camminavi per le strade e sentivi passare solo il tram, una città completamente svuotata, una cosa alla quale non ero abituato, non mi era mai capitato anche ad agosto di vedere una città così, perché ad agosto comunque non ci sono i milanesi, ma i turisti ci sono, quindi ecco, a qualsiasi ora del giorno sentire il silenzio della città, proprio tutto chiuso, vedere la Rinascente chiusa, vedere i grandi anche i negozi della galleria chiusi, uno scenario assolutamente inedito che vedi di notte e non vedi di giorno. Questo silenzio, questo sentire solo il rumore dei tuoi passi o il click della macchina fotografica, i tram in lontananza, o quando andavi nelle periferie era tutto vuoto, soprattutto a marzo le ambulanze che passavano, continuavano a passare, era un suono costante, era un suono... questo me lo porterò dentro sempre, anche se sembra strano, perché comunque queste cose la gente pensa che si dimentichino facilmente, perché non sono dolori che riguardano te personalmente, però... È comunque stata un'esperienza davvero, davvero difficile da vivere, da documentare. Anche vedere le persone dai balconi, vedere questi cartelli, vedere la gente che cantava, era tutta una cosa inedita che non eravamo abituati a vedere. Questo mi ha colpito. E poi, vabbè, mi hanno colpito quando entravamo negli ospedali, ti guardavano come per dire: stai lontano, ma non perché ti volessero male, stai lontano perché adesso devi stare lontano da noi. Anche persone che conoscevo benissimo, con le quali quando vedevo queste persone di solito c'era l'abbraccio, c'era la stretta di mano, ecco, non poter fare queste cose, essere vestiti come degli infermieri tutti imbardati, questo è stato molto, molto particolare. Mi ha aiutato ad essere ancora più umano.
verso le persone. Beh, io credo che tutti quanti, a tutti, questo periodo sia servito comunque a qualcosa, soprattutto anche nei legami, stretti con la famiglia, con gli amici più cari, anche fare semplicemente una videochiamata o anche chi appunto, è stato lontano, isolato da solo e l'unico momento in cui poteva stare in compagnia era attraverso un cellulare, attraverso un Ecco, meno computer, e male che quindi fare una video. Meno male che siamo in una, ecco, sì. in un'epoca in cui è possibile farlo. Quindi, insomma, anche questo è servito a tanto. Ma a me particolarmente, ti dirò, mi ha colpito in particolare una foto. Aspetta, Chi è che ti c'è scrive? un Davide Biagini del Uno dei 30. video più belli che l'hai fatto. Davide è veramente una grande anima di Milano, nel senso che lui è famoso. Vai poi a Ciao vedere. Davide! 30 Lode Piole è un bar mitico dove lui ha le sue Sì. lavagne, scrive tutte le frasi più belle e divertenti. Ogni giorno su quella lavagna scrive qualcosa, lo devi seguire su Instagram e su Facebook. Ecco, Davide è una di quelle persone che veramente ti mettono di buon umore, sanno veramente come trovare. E pensa che lui è stato, a differenza mia che lavoravo, lui è stato colpito, ha chiuso il bar, continua a fare asporto. Lui ha, attenzione, ha un bar a Piola dove lì dietro c'era l'università, quindi aveva la coda delle persone che andavano, di colpo tutto, eppure non ha mai smesso di sorridere. Se passi da Piola ti devi andare a prendere uno dei suoi aperitivi, Assolutamente, quiz da asporto. assolutamente. No, Davide è una bella anima. Scusami, ti ho interrotto, No, stavi. hai fatto benissimo. Davide, ci vediamo presto. Allora, insomma, non appena sarà ovviamente possibile. Ecco. Dicevo che tra le tante foto, parlando appunto di fotografia in questo caso, tu hai detto che questa foto di cui andremo a parlare è una delle più importanti della tua carriera. Io parlo ovviamente della foto, della storia di Emanuela e Marisa. Sì. Ecco, quella ti dico la verità, non appena l'ho vista mi è salito proprio un brivido, mi sono emozionata tantissimo perché c'è ovviamente una storia dietro a questa fotografia, ce la vuoi raccontare? Sì, erano i primi giorni, dunque noi fotografi andavamo in giro per Milano a raccogliere un po', non sapevamo ancora che cosa fotografare, perché da un lato cercavamo di far vedere che c'era gente in giro, dall'altro la gente non c'era, quindi era un po' un'interpretazione ancora molto, molto strana, non pensavamo ancora di essere chiusi o di vivere questa condizione di lockdown. Ad un certo punto su una panchina ho visto questa ragazza che salutava una persona, si sbracciava, lei si è girata e mi ha riconosciuto perché seguiva la mia pagina, quindi mi ha detto: tu sei Andrea? E gli ho detto: posso sapere che cosa stai facendo? Guarda, io sto salutando la mia mamma che è ricoverata qui al Palazzolo e da oggi non si può più entrare al Palazzolo perché hanno paura che questa epidemia entri in maniera invasiva e quindi non ci fanno più entrare. E allora che cosa ho fatto? Ho telefonato dentro all'istituto e mi sono ricordata che una delle finestre dove c'è mia mamma, nel reparto dove c'è mia mamma, si affaccia sul parco del portello e quindi l'ho fatta affacciare e l'ho salutata. Ecco, questa è stata una foto che poi alla fine della fiera, vabbè, è stata pubblicata sul Corriere Nazionale, ovunque, Sì, anche ovunque, finita è all'estero, verissimo. perché è stata proprio l'inizio. Guarda, ti faccio anche proprio un esempio: quella foto lì è una delle foto più imperfette a livello tecnico, perché è molto difficile mettere a fuoco una persona che saluta in lontananza la mamma. Però vedi, con una foto così imperfetta, alla quale un maestro di fotografia darebbe zero, è stata la foto più emozionante che io ho potuto fare. Intanto perché mi ha permesso di conoscere Emanuela, che è una persona straordinaria, che poveretta, grazie a me o per causa mia, si è ritrovata su tutte le televisioni. Lei ha accettato un solo invito, poi ha detto basta, no, signori, non... quando si è fatto poi il nome di Gramellino, ho detto no, ragazzi, non... Nei tuoi ranghi, sono andato solo a Rete4, ma mi ha fatto piacere anche perché lì conoscevo una persona, veramente sono stati carinissimi e gentili, però mi vedi in televisione? No, risposta. Ma perché? Ma non è vero, certo che Allora ho ti mandato vedo, perché Emanuela. Emanuela no? l'hanno invitata ovunque, però questo le è servito anche un po' perché magari facendo queste cose, diventando immediatamente popolare, mi ha detto: ti ringrazio solo per una cosa, perché a me di apparire in televisione non me ne frega niente, però mi hanno fatto vedere per 5 minuti la mamma ed è stato un piccolo privilegio senza scavallare nessuno che mi ha dato tanta gioia per questo. Sì, è stata la foto più No, importante è della mia davvero è bellissima. Consiglio davvero di poterla andare a vedere e vita. anche di Vedi? andare
ad acquistare il tuo libro, perché comunque sì, dove lo troviamo il tuo libro? Guarda, adesso è esaurito nelle librerie, adesso su Amazon semplicemente Milano, ma aspettate quello nuovo uscirà per settembre-ottobre. Vedi la potenza di una fotografia, torno a ripetere, e ci tengo a sottolineare che quella fotografia era veramente una fotografia tecnicamente sbagliata in tutto e per tutto, eppure guardate che emozione riuscita a trasmettere. In questo caso la tecnica è passata davvero in secondo piano. L'emozione che ha trasmesso è stata talmente forte, talmente potente, che ha raggiunto davvero tutti. Quindi quella è stata. E poi ho incominciato, sono tutte le fotografie del lockdown e tutte le fotografie della Milano deserta e di tutte le fotografie delle persone che ogni tanto speravano di poter ricominciare, poi ci chiudevano di nuovo. Poi quello è stato anche per noi raccontare un modo diverso di fare fotografia. Adesso come adesso non riuscirei più ad essere a fare fotografie senza pensare a questo periodo. C'ha a noi, soprattutto, che abbiamo raccolto immagini e testimonianze, ci ha toccato veramente molto, molto, molto. Ecco, tu hai sempre pensato, vorrei avere una Milano tutta per me per poterla fotografare. È successo, però poi tu ovviamente hai detto, invece vorrei che ritornasse come era prima. Ad agosto di solito ti piace la città di Milano perché dici non c'è nessuno, è tutta per me, ti fai corso Buenos Aires in 30 secondi in macchina, cosa che invece sono 30 minuti nelle ore di punta, con tutti i giornali annessi e connessi, e invece poi quando ce l'ho avuta veramente tutta per me è stato brutto, no? Veramente volevo che tornasse la gente, ma poi che tornasse anche tutto quel mood che era andato via, perché comunque anche quando fotografavi una persona pubblicavi la foto e la gente la demonizzava e diceva perché sei lì, perché non sei a casa, non vedi Erika, un bacione, sei bellissima, non posso ciao Maria Cristina, un abbraccio che carina sei veramente proprio anche molto umana, Erika, veramente. Grazie. Devo fare questo complimento. Grazie. E quindi sì, l'ho avuta per me, però poi alla fine non mi piaceva, perché anche quelle foto, quando le riproporrò, saranno sempre le foto del lockdown. Non mi verrà mai di proporre una foto della galleria vuota o della piazza del Duomo vuota senza dire che quella è stata fatta durante il lockdown, perché non c'era assolutamente nulla, era completamente vuoto. Poi lo vedi in lontananza, tutte le serrande giù, il portone del Duomo chiuso anche dalla parte dei fedeli, quindi strano, una cosa... Davvero un periodo che speriamo passi davvero al più presto, perché ormai ce lo portiamo da un anno, quindi soprattutto per le attività, per tutte le persone che davvero hanno bisogno di ricominciare, di riaprire, di lavorare, speriamo davvero che passi. Ecco, voglio solo dirti questo, che non si è mai pensato abbastanza a queste persone, perché soprattutto le persone che hanno lavorato da casa, le persone che comunque hanno avuto un lavoro, le persone, non si è mai pensato veramente a persone come Davide, prima del bar, come a loro, non si è mai pensato abbastanza ai bambini, alle persone che andavano a scuola, ai ragazzi che andavano a scuola, si è pensato di chiudere e basta, però la loro umanità è rimasta in secondo piano, quasi non esistesse, anzi quando se ne parlava c'era sempre qualcosa di un po' più importante. Però pensate anche alle persone che portano degli handicap, che cosa possono aver visto nel non vedere più il loro amico. Io so di un paio di ragazzi handicappati che andavo a trovare, proprio mi piaceva andarli ad abbracciare, a parlare un po' con loro. Ad uno di loro è morto un amico, e che cosa hanno potuto pensare nella solitudine? Anche questo, si è pensato tanto a chiudere e basta, però alla fine non si è mai abbastanza pensato a chi ha veramente sofferto, a chi ha dovuto chiudere, a chi chiedeva a gran voce, e io che cosa faccio? Io di che cosa vivo? Io che cosa veramente devo stare a casa? Che questo, veramente, questo... Sì, è molto toccante, davvero, speriamo, insomma, che tutto si possa risolvere. Veramente. Ecco, bellissimo sentire queste testimonianze, Fiorella, mia mamma. Grazie, Fiorella. Sì, ecco, salutiamo la mamma, è sempre la mamma, quindi salutiamola. Ciao, Fiorella, grazie.
Andrea, complimenti, sei una persona speciale. Grazie. Questo lo condivido anch'io, davvero. Grazie. Hai una grandissima sensibilità, ripeto, sì. Un'umiltà, umanità, sei davvero una persona splendida. Io credo che tu sia davvero un'anima pura, e di persone così, ti ripeto, ce ne sono poche. Grazie, ma non perché sei, ma non perché sei qui davanti a me, lo penso davvero, perché mi sono documentata molto su di te, fai grazie. Davvero dei servizi davvero molto importanti, quindi i miei complimenti davvero. Grazie Erika. Allora, ritornando invece appunto a tutto il tuo lavoro splendido sì. che fai, secondo te quanto conta l'esperienza sul campo? Ah, tantissimo, nel senso che intanto impari a conoscere le persone, impari a conoscere la gente, impari ad avere una forma di rispetto verso le persone, verso la gente, che a volte, sai, tanti anni fa quando ho incominciato, ti parlo di tantissimi anni fa, quando cadeva una persona l'istinto era quello di fare una fotografia e di scrivere un pezzo, adesso quando cade una persona l'aiuto a rialzarsi e non me ne frega niente di fare la fotografia, quindi anche una forma di rispetto verso le persone, di non cercare a tutti i costi lo scoop, perché intanto poi lo scoop ti rende popolare il giorno dopo, sei sulla copertina di un giornale, ma poi alla fine dovresti essere bravo ad essere sulla copertina di un giornale tutti i giorni, e quindi forse è meglio costruire un percorso nel corso degli anni. Sul campo impari la tecnica, impari l'umanità delle persone, impari il rispetto delle persone, soprattutto impari anche i tempi, perché a volte pensi che tutto si possa fare facilmente, semplicemente, invece ci vuole tanta fatica, ci vuole tanto sforzo. Guarda, nella mia vita mi è capitato la maggior parte delle volte di fare la riserva, quindi di essere quello che andava perché uno non poteva andare. A differenza di tanti altri, io l'ho sempre considerato un privilegio, perché quando andavi da riserva eri ancora più emozionato, sentivi ancora più il peso della... non mi è mai importato essere il primo della fila su un palcoscenico, anche perché comunque la luce su un palcoscenico c'è per tutti, e quindi alla fine mi diverto tanto nelle mie pagine social, però non ho mai scavallato un collega perché dovevo per forza esserci io, non l'ho mai sentito umanamente come un'esigenza. Impari anche questo sul campo. All'inizio, quando inizi, sei più aggressivo, sei più devi per forza, senti la responsabilità di far vedere quello che fai, dopo no, cioè dopo, anche se rinunci a un servizio, se rinunci a un'uscita su un giornale, non ti pesa, perché comunque sai che tu stai rispettando non solo delle regole, ma stai rispettando delle persone, e loro rispetteranno te, in un mondo che non è facile, comunque. Assolutamente. Ma ti aspettavi tutto questo successo da semplicemente Milano? No, avrei dovuto crearmi un look, avrei dovuto comprarmi dei vestiti, ma allora il look non... No, lo sai perché, scusami se ti blocco un attimo, lo sai perché? Perché tu piaci proprio perché sei così, quindi aspetta, se fossi diverso... Un giorno ho ricevuto un commento che non mi aspettavo, e che però aveva perfettamente ragione, e poi la signora è rimasta... Ad un certo punto questa signora ha fatto un commento lunghissimo e ha scritto: sai, c'è una cosa che non mi convince in quello che fai, e così ci ho pensato dei giorni interi, e ho aspettato anche se sono andata avanti un bel po', fa: sei sciatto. Ma come? Ma no, sei sciatto, perché... no. E alla fine cioè, ci siamo fatti una grande risata, e l'ho risposto: guardi, io sono l'antimoda di persona, mia moglie chiede a mia figlia qual è la marca che va, ti faccio un esempio senza tanto, non ha bisogno di mia moglie dice: Vittoria, qual è il giubbotto che va di più per la maggiore? The North Face. Benissimo, prendiamo un giubbotto The North Face al papà, glielo portiamo a casa, lo misura, se va bene, se no lo riporto indietro. Ecco, questo è il mio abbigliamento, però questo mi ha anche aiutato a non... Poi mi invitano, ma penso, cioè, ti faccio ridere, mi invitano a tutte queste feste, quando c'è la Fashion Week mi invitano a queste feste. E ma, tu non ci vai? Ma no, ma neanche una. Ma oltretutto, ma mi ci vedi, nel senso, queste feste di Gucci, Versace. Però sei talmente semplice,
E puoi davvero creare una tua moda personale, proprio nella semplicità, nella semplicità del tuo modo di essere. Mi stanno invitando come cameriere o come ospite, perché comunque come cameriere ce la farei, mi divertirei. No, comunque il mestiere di cameriere deve essere un bel mestiere. No, quello sicuramente, ovvio, ma tutti i mestieri sono importanti. Mi divertirei molto di più a fare quello piuttosto che... Però dai, per farmi ridere, nel senso che quelle cose lì non... ecco, ho risparmiato tanto tempo su quelle cose lì. Ho sempre pensato che comunque studiare, impegnarsi bastasse abbastanza. Sì, non... e quindi... Guarda, proprio sullo studio, ecco, vorrei proprio agganciarmi a quest'ultima cosa che hai detto. Vuoi lanciare un messaggio proprio a tutte le persone che magari vorrebbero proprio seguire le tue stesse orme? Allora sì, intanto partite dalle vostre emozioni, non trovate compromessi con le persone, nel senso che siate, cioè sembra stupido e molto scontato il dire siate voi stessi. Quando me lo dicevano che ero un ragazzotto mi dicevano sì vabbè ma lo dite a tutti, me lo sentivo dire anche a scuola, in realtà era la regola fondamentale. Non dire di sì se non credi che sia sì e non dire di no se non credi che sia no, e soprattutto sappi rinunciare al successo facile, a queste cose che magari ti offuscano la vista, perché poi ricordati che quando una persona ti fa un favore e glielo devi restituire il favore, e non sai mai che cosa ti può chiedere. Studia, impegnati, quando arrivi dalle persone arrivaci preparato, arrivaci sapendo che cosa sta succedendo, anche se vai a fare una foto al Duomo per hobby, sappi la storia un po' del Duomo, di quello che stai facendo, e studia tanto, ma studia e non smettere mai di studiare, e soprattutto quando arrivi di buongiorno e quando te ne vai di buongiorno e grazie e buon lavoro a tutte le persone, perché così crei anche un modo di una forma di rispetto, di umiltà che si crea tra te e il tuo interlocutore. E se le cose non vanno meglio, ricordati che se sei arrivato dicendo buongiorno e te ne sei andato dicendo grazie anche più di una volta, anche in maniera ossessiva, ricordati che comunque tu avrai sempre fatto il tuo dovere in queste cose qua. Poi comprerai una bella macchina, comprerai una bella attrezzatura, ma non subito. All'inizio cerca di capire se è veramente la tua vocazione, quella della fotografia o del reportage, e poi documentati tanto. Devi comunque essere affamato di conoscenza, di sapere, perché quando arriverai in un posto che ti parleranno, non lo so, di lirica, non ci dovrai arrivare senza sapere chi era Maria Callas, chi era Renata Tebaldi. Concordo pienamente, bravissimo. Anche se non saprai proprio tutto di Renata Tebaldi, di Maria Callas, però quando andrai a fare una foto anche fuori dalla scala, tu dovrai sapere che lì ci sono state queste persone. Se tu pensi che lì dentro, se tu pensi di fare una foto senza sapere che cosa è successo lì dentro, che cosa, ecco, arrivarci preparato. E quando giri per la città, raccogli fotografie e immagini, quando arrivi a casa, destina il tuo tempo a studiare quello che hai visto, così pian pianino costruisci la tua preparazione. Un titolo di studio serve, non dire non serve, è importante, sai, perché... Ecco, ripetiamo questa per tutti i ragazzi, sì. Un titolo di studio serve. Sì, serve, perché magari vi imbottiranno la testa dicendo che se fai il reporter non serve a niente, dai, si impara tutto sul campo. Sì, si impara sul campo tutto il resto. Bisogna studiare. Però certo. Ricordati che tutto il resto è il 50%, ma se ti manca il 50% prima, e poi impara soprattutto a rispettare gli altri, sempre, a chiederti sempre, ma tu stai facendo questa cosa qua nel pieno rispetto di tutti, ti sei guardato alle spalle, hai guardato dietro, perché se non ti sei voltato neanche una volta lo devi fare questo. Queste piccole cose qua, poi quando mi chiedono, io le ripeto sempre tutte, anche quando vado agli incontri con le scuole, mi guardano un po' spaesati. Ma sono convinti poi, guarda che la prima cosa che ti chiedono è che macchina, oppure tu alle 3 di notte in Piazza del Duomo porti il cavalletto, porti cosa? Io li guardo e dico, io il cavalletto non lo porto, perché già quello, se ti vedono alle 3 di notte con un cavalletto si sospettiscono in quel posto lì, però non lo so, veramente io ci arrivo con la mia emozione, col mio cuore. Si vede. Sì, e poi arriva anche tutto il resto.
e non aspettarti successo facile, perché comunque ricordatevi bene che anche persone come Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto un percorso di studi e di preparazione e anche di sofferenza incredibile. Sono persone normalissime. Voi ve le immaginate come persone che tutte le sere vanno, loro tutte le sere chiudono la porta di casa e sono sul divano a guardarsi la tele come una famiglia normale, e voi li vedete così, ma loro sono persone normalissimi, umili, semplici, che però non hanno mai sacrificato, hanno sempre sacrificato tutto quello che potevano fare per studiare, per prepararsi, per comunque per, certo, nel loro mondo, perché comunque il loro mondo è un mondo diverso da quello che viviamo noi, però comunque sono loro che sono uno degli esempi più adesso più preminenti, certo, possiamo vedere, però sono di un'umiltà pazzesca, e soprattutto quando li attaccano, perché già ricevono anche degli attacchi, sorridono sempre, perché comunque non all'attacco... Beh, solo loro sanno ovviamente tutto quello che hanno dovuto passare per raggiungere poi ovviamente il successo, quindi ovviamente bisogna rimboccarsi le maniche, se sicuro, impegnarsi, studiare e cercare ovviamente di essere, come ci insegni anche tu, sempre umili. Sì, e poi agli attacchi, alle violenze, non rispondere con gli attacchi e con le violenze. Non serve a niente, non serve niente. Rispondi con la tua intelligenza, rispondi con la tua, passione. E se una persona continua ad attaccarti, ad essere violenta, allontanati da questa persona, ma non fare la lotta con quella persona, non serve a niente la violenza, assolutamente. E anche spero che prima o poi le mie fotografie serviranno anche per allontanare le discriminazioni. Questo è un tema molto importante che tu ovviamente di cui ti occupi. Ecco. Io non ne posso più di sentire storie di ragazzini bullizzati, di persone discriminate, perché solo colpevoli di amare o di seguire una corrente che non è quella della persona dell'odiatore, oppure di vedere i marciapiedi con le macchine parcheggiate in tripla fila e una persona handicappata non ci può passare. Io spero un giorno che la mia fotografia possa servire anche a quello, possa anche avvicinare le persone. Ecco, ti stupisce quando a un ragazzino dici queste cose, dici: ma noi pensavamo che la fotografia fosse l'esposizione, la messa a fuoco. Sì, anche quello, però con la fotografia avete una grande responsabilità, perché voi fermate un momento e che non è soltanto un tramonto, un bel grattacielo che ti fa fare mille like, è anche fotografare magari una persona disabile che fa fatica, una persona anziana, una fotografia che magari dici: vabbè, io volevo fare delle foto dei tramonti bellissime, invece devi fare anche queste foto. Ecco, tutto questo è il mio mondo fotografico. Non riesco più a tornare indietro, ad avere altro per la testa. Io la vivo veramente... Beh, questo ti rende speciale, Andrea. Questo ti rende speciale, lo ripeto. La vivo come una missione, veramente, ma come una missione. Ecco, bravo, parlando proprio di missione, qual è la tua missione? Ecco, ognuno di noi ha una missione. Tu, appunto, ci hai parlato di tutto quello che fai, e appunto, e questa è la tua missione. Questa, anche fare volontariato con la fotografia, perché a volte con il mio lavoro mi piacerebbe andare ad aiutare nelle case di riposo, negli enti, a servire alle mense, queste cose qua. Io non ho il tempo per farlo, perché per fare queste cose devi avere molto tempo, e comunque non puoi un giorno dire: io non posso venire, cioè devi essere puntuale in queste cose. Però con la fotografia riesco ad aiutare le persone, perché comunque faccio vedere queste realtà di aiuto e di sostegno a Milano, e loro sono contente perché hanno molta visibilità, però in realtà loro non hanno bisogno di visibilità, loro sono delle persone straordinarie che aiutano le persone, ed è giusto che vengano raccontate dall'occhio di qualcuno che usa la fotografia in questi termini. Pane Quotidiano, i Frati, Progetto Arca, la comunità ebraica stanno facendo un lavoro pazzesco e straordinario per aiutare le persone, e a volte vengono anche, perché a volte quando fai le cose lo devi dire che le fai, perché sennò non lo sa nessuno, e allora la gente pensa che tu vuoi metterti in mostra, che vuoi in qualche modo far vedere che tu fai tanto, e poi magari ti malgiudicano, ma in realtà quando tu fai della beneficenza a volte bisogna dirlo e bisogna farlo vedere, è vero.
Perché deve essere un esempio per gli altri, anche io torno a loro, a Fedez e Ferragni, perché ne abbiamo parlato prima, che quando loro dicevano che lo facevano venivano attaccati, alla beneficenza va fatta in silenzio, sì, però loro dicendolo hanno creato una comunità che intorno ha fatto quello che facevano loro, ecco esattamente anche queste persone quando dicono io vado a fare il volontario, vieni anche tu, ah perché dici che fai il volontario, perché vuoi farti vedere, no, anche quello, quando invece vado io come fotografo raccontare questa storia che sono super partes, loro sono contenti perché dicono così non abbiamo bisogno di ripeterci tante volte e lo fai tu e racconti la nostra storia. Ci sono veramente tante realtà che aiutano in maniera incredibile, le persone meritano veramente un grande appoggio. Poi ti dico, io ho visto, non le fotografo perché sempre per il rispetto, però io ho visto anche le persone che ricevono il bene che queste associazioni fanno, ecco, la gioia, la felicità che quindi gli aiuti ci sono, ecco, questo ricordiamolo, insomma, ci sono gli aiuti. È una Milano molto, molto umana, che secondo me va raccontata di più, perché noi siamo conosciuti per essere la città della moda e delle feste, in realtà siamo anche la città della solitudine, della vecchiaia, della... è bello raccontare anche questo, ma è bello raccontare anche le feste, la moda, quando arriva la Fashion Week, quando arrivano queste cose è divertente, molto, è molto bello far vedere che la nostra città è competitiva a livello mondiale, in realtà lo Beh, è però anche... già lo fanno tante persone, tu ti occupi di una cosa più speciale rispetto guarda che a quello che fanno generalmente tutti. In quei posti lì devi avere un incarico, devi essere incaricato da un giornale, devi essere incaricato veramente da una... Quindi lì non c'è veramente posto per tutti, però è bello anche sapere che in città ci sono queste cose, che siamo competitivi per questo, però in realtà siamo molto competitivi anche nella beneficenza, solo che viene raccontata poco, oppure viene raccontata marginalmente, oppure spesso e volentieri viene... raccontata con la politica di mezzo, e quindi la gente dice ma c'è il politico lì, ma anche se c'è il politico non c'è niente di male, continuano comunque a servire i pasti e continuano comunque a fare del bene, questo con la mia missione è quella di raccontare queste cose e tornarci, non vado solo una volta, ci torno anche due, tre volte, mi un mentore nell'ambito lavorativo, no? Ciao, questa Federica. È bella questa domanda. Ciao Federica. Sì, no, padre, non hai avuto. No, mio padre, l'umiltà di mio papà. Pensa che mio papà era adesso in pensione, era un notaio, quindi figurati, non possiamo dire che a casa mia abbiamo fatto fatica, però lui c'ha sempre, cioè non ci mandava a fare le settimane bianche tutte le settimane o vieni che il papi ti dà 100 euro per stasera. Il papi non ti dà niente, te li guadagni tutti tu, ed è così, è stato, ci ha aiutato ad essere molto... Insegnato cos'è davvero guadagnarsi qualcosa. E sai che cosa? Per me è stato anche un po' difficile raccontare la povertà che non ho conosciuto a casa, quindi anche quello non è stato semplice, l'ho dovuta imparare frequentando delle persone che anche mi dicevano, vabbè, ma tu sei figlio di un notaio, cosa vuoi saperne? Avevano ragione, perché comunque io l'umanità l'ho acquisita poi conoscendo le persone, stando insieme a loro. Quello dimostri quotidianamente con quello che fai. Quando andavo in questi enti di beneficenza non ci stavo un minuto, stavo anche tutto il giorno. E ecco, prossimamente mi piacerebbe anche partecipare di più ai loro progetti, ovvero fare magari due o tre fotografie e poi aiutarli fattivamente a fare quello che fanno loro. E quindi questo, il mentore lavorativo, il mentore mio papà. Ah, che bello. Allora, io ricordo ovviamente sempre il tuo libro, Semplicemente Milano, ma so appunto che hai in uscita un nuovo libro, vogliamo ricordare anche come si chiama? Ecco, non ha ancora un titolo, non ha ancora niente. Perché non ha ancora nulla, una sorpresa quindi. Siamo a metà dell'opera, perché comunque non è la pandemia, non voglio spaventare nessuno, non è ancora al termine proprio, però... Però quando uscirà? Quando uscirà, Andrea? Settembre-ottobre, okay. È un po' lontanino, però racconterà tutte queste cose qua, racconterà della Milano. Ecco, quindi è incentrato ovviamente su questo periodo, come dicevamo. Sì. È incentrato su questo periodo, però cercheremo di non fare troppi piagnistei, ovvero che sarà incentrato nel raccontare anche
tutti questi enti di beneficenza, le botteghe storiche che hanno fatto fatica, ma nel libro non troverete "io ho fatto fatica", la persona in lacrime, troverete persone normalissime con la loro mascherina che hanno fatto fatica e che però si sono rimboccate le maniche e che hanno, quando hanno potuto, hanno aperto, e quando non hanno potuto comunque hanno fatto qualcosa. Ricordatevi che ci sono tantissime persone che sono rimaste chiuse e sono andate a fare beneficenza. Ricordiamoci anche i taxisti che sono rimasti fermi perché comunque non avevano turisti né niente, andavano a portare i pasti quasi tutti i giorni alle persone indigenti, caricavano le persone anziane senza costi, o tutte queste persone che poi alla fine sai che cosa succederà? Ci dimenticheremo tutti di queste persone, però anche degli infermieri, perché poi torneranno ad essere le persone normali. Ma guarda, sai Andrea, no? Secondo me no, non ce lo dimenticheremo. Speriamo, perché è stato talmente forte che tutte le persone che poi hanno fatto del bene, non penso ce lo dimenticheremo. Speriamo, anzi, veramente, perché se lo meritano assolutamente tanto. Ringraziamo davvero tutte le persone, soprattutto i medici, gli infermieri, che sono ovviamente sempre nelle corsie, sempre ad aiutare, sempre in emergenza. Ecco, ricordiamo davvero che non dormono, non hanno neanche il tempo per dormire, e cercano ovviamente di dare il massimo per far sì che ovviamente ogni paziente abbia le giuste cure. Quindi ringraziamo davvero tutte le persone che sono... Grazie, davvero ringraziamoli. Bene, io Andrea, guarda, ti ringrazio davvero tanto, ripeto, è stato davvero un privilegio averti come primo ospite della rubrica Ospite al Buio, quindi sei stato il primo ospite. Bravi, no, bravi anche per tutto quello che fate, perché comunque avete una pagina bella, una pagina che promuove Milano, una pagina anche di successo, e quindi anche i vostri sforzi. E in bocca al lupo per questa nuova rubrica, che è bella, veramente. Grazie, ti ringrazio. Ovviamente dico anche seguite la pagina Semplicemente Milano, che ne vedrete delle belle, ovviamente vedrete tutti i servizi di Andrea Cherchi. Grazie. Allora, c'è Rosio che dice: per le persone che amano la città di Milano, perché ci siamo stati diverse volte, che abbiamo gli amici, è di grande valore quello che fai, Andrea. Grazie, Rosio. Perché ci permette di essere vicino dalla lontananza. Saluti da Barcellona. Oh, saluti, salutiamo la Spagna, anch'essa molto colpita duramente, quindi salutiamo anche la Spagna. Bene, allora ti ringrazio davvero. Grazie Andrea Cherchi per essere stata in nostra compagnia. Grazie, un abbraccio virtuale. Grazie. Un abbraccio. Ciao, grazie a tutti ovviamente per averci seguiti. Grazie mille. Sei bravissima, grazie davvero. Grazie mille. Ciao Andrea, ciao.